Preghiamo insieme con le parole di Paolo VI. Vieni, Spirito Santo, tu sei il vivificatore, il consolatore, il fuoco dell'anima, la viva sorgente interiore. Tu sei l'amore, nel significato divino di questa parola. Noi abbiamo assoluto bisogno. Tu sei la vita della nostra vita. Tu sei il santificatore che abbiamo ricevuto tante volte nei sacramenti. Tu sei il tocco di Dio che ha impresso nelle nostre anime il carattere cristiano. Tu sei la dolcezza e insieme la fortezza della vera vita cristiana. Tu sei il dolce ospite della nostra anima. Tu sei l'amico per il quale vogliamo avere attenzione interiore, silenzio reverenziale, ascoltazione docile, devozione affettuosa, amore forte. Vieni, o Spirito Santo, rinnova la faccia della terra. Dal Vangelo secondo Marco. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Bene, buona giornata a tutti. Poi credo che lungo la mattinata più o meno si capirà anche un po' che tipo di vita faccio. Sono un prete, provo a fare il prete. Sono della diocesi di Bergamo, quindi trapiantato in questo clima ambrosiano, però di rito romano. Provo un po', mi pare, non so se ho capito bene la consegna, se no fa niente, a condividere anch'io alcune parole che credo risuonino un po' rispetto all'esperienza di questa casa, e ho avuto la possibilità di ascoltare la riflessione di Erika su Francesco, le altre non le ho ancora sentite. E quando ho pensato a una parola che da legare alla casa, ho pensato immediatamente a questo brano che abbiamo appena ascoltato del Vangelo di Marco. Allora provo a condividere con voi tre gruppi di pensieri, uno più biblico, quindi qualche commento alla parola che abbiamo appena ascoltato, uno un po' più personale di cosa questa casa, beh, ha significato e significa per me, e uno riferito alla vita di un santo che in questa casa mi ha un po' accompagnato. Partiamo dalla pagina evangelica che abbiamo appena ascoltato. È un episodio che viene raccontato in tutti e tre i sinottici, ma che Marco ci racconta in modo particolarmente dettagliato. Matteo, subito dopo la morte del Battista, ci dice che Gesù da solo, si riferisce solo a lui, avendo saputo di questo, partì su una barca e si ritirò in un luogo deserto. Quindi si riferisce soprattutto a lui questo movimento. Luca ce lo presenta in modo anche qui molto sintetico: gli apostoli tornano, raccontano a Gesù tutto quello che hanno fatto e allora lui li prende in disparte. Però Marco si sofferma un po' più dettagliatamente a raccontarci che cosa avviene in questo momento. Il brano è preceduto dall'invio
e dalla missione dei dodici che fanno tutto un sacco di cose che poi tornano a raccontare a Gesù, ed è seguito dalla prima moltiplicazione dei pani e poi dall'episodio di Gesù che cammina sulle acque. È un alternarsi di spazi, di folla e di piccolo gruppo, e noi ci collochiamo un po' dentro questo movimento. Marco fonde qui due ragioni fondamentali di questo invito di Gesù. La prima riguarda il bisogno di Gesù. Gesù ha bisogno di ritirarsi, ci dicono i Vangeli, dopo la morte del Battista. Per Gesù è un evento che segna uno spartiacque, un evento certamente anche traumatico. Sappiamo che i due erano legati non solo da un legame di sangue, erano cugini, ma anche di stima. E per Gesù questo sappiamo che segna in qualche modo la consapevolezza dell'inizio della sua dimissione pubblica, ma anche di uno sguardo al punto verso cui tende anche la sua vita. Allora Gesù sente il bisogno di staccarsi per metabolizzare la fine del cugino, potremmo dire noi forse per elaborare il lutto nelle nostre parole moderne, ma comunque per provare a rileggere questo evento grosso, traumatico, che ha investito un po' la sua vita. Il senso di quella morte violenta è per certi versi molto banale, purtroppo come lo sono tutte le morti violente. La morte del Battista è una morte veramente banale, un grande testimone che finisce la sua vita per una ragazzina capricciosa e per i capricci di sua madre. La faccio molto semplice, ma a volte è così. Tutte le vite violente a volte sono proprio così, banali. Il male a volte è molto banale. E dall'altra parte, la seconda ragione, Gesù si prende a cuore il bisogno dei discepoli, che forse nemmeno loro hanno troppo chiaro, ma che Gesù sa, conosce, vede, per offrire loro uno spazio di ristoro. Non avevano neanche il tempo di mangiare, annota l'Evangelista. E per regalare a loro uno spazio di rilettura di quello, dice, che hanno fatto e insegnato. Allora, mi pare una parola bella, tra l'altro mi fa particolarmente piacere che oggi stanno sedute qui anche quelli che normalmente stanno sui fornelli, no? Cioè, perché quando qualcuno viene qui e va in disparte a pregare è perché c'è qualcun altro che nel frattempo non sta in disparte a pregare, ma no, cioè, quindi, perché ci sia Maria lo sappiamo, c'è bisogno anche che ci sia Marta, no? E quindi anche l'accettare di essere qui oggi è essenzialmente per un debito di riconoscenza, anche quando l'anno scorso ho predicato gli esercizi ai preti, che è una follia, cioè solo chi è folle predica ai preti, però l'ho fatto semplicemente per un debito, no? Nei confronti di questa casa. Allora provo a sottolineare di questo Vangelo alcune parole che mi pare parlino anche di questa casa e a questa casa. Una prima parola dice di una necessità e di un dove, un luogo deserto in disparte. È l'invito ad appartarsi, a prendere una distanza anche fisica, da ciò che si sta vivendo, che sta completamente assorbendo la vita, gli interessi, le energie, il cuore, la testa. Mi piace molto, pensando alla parola in disparte, a questo significato. Cioè Gesù fa fare ai discepoli questo movimento di mettersi un po' a lato, un po' da parte, per guardare a ciò che stanno vivendo da una prospettiva diversa. Quanto è prezioso questo nella nostra vita. Uno scostarsi da quello che stiamo facendo, dai luoghi dove lo viviamo ordinariamente, per non essere troppo incollati alla realtà. Ecco, probabilmente così si vede la riva dalla barca che va verso il lago. Beh, a me le barche non sono molto familiari, confesso, barche, mare, acqua. Io sono un montanino nel DNA, quindi faccio un po' fatica a ritrovarmi in questa immagine, ma è così anche quando si sale in montagna, anche solo qui. Provi ad avere una prospettiva diversa sulla valle, sulla vita di tutti i giorni. Nel Vangelo, tra l'altro, questo lo sappiamo, no? Pianura e montagna, i discorsi, sono due registri, no? Certo, le montagne della Palestina, sappiamo, non erano né la Grigna, né... però
appunto. È un po' anche nell'arrampicata, se qualcuno di voi... Cioè, se tu sei troppo incollato alla parete e della tentazione di quando inizi, no, di stare il più possibile, non vedi gli appigli, devi prendere un po' di distanza e allora vedi degli appigli che altrimenti non vedresti. Ecco, questo è un po' il movimento che Gesù invita a fare, tirarsi fuori, prendere uno stacco, una distanza. Questo disparte, ci viene precisato, è un luogo deserto, da qui letteralmente dal greco viene la parola eremo, un luogo deserto, un luogo di silenzio, di essenzialità. In certi luoghi voi vi accorgete che anche le parole più piccole danno fastidio, sono fuori luogo, e che certi discorsi risultano ancora più banali inseriti dentro al contesto del caos di tutti i giorni, non ci si fa troppo caso. È un po' l'effetto che si vive qua, o quando voi andate in un monastero un po' serio e uno si accorge che alcune robe è meglio fare un po' silenzio, perché sono proprio fuori posto. Ecco, trovare un luogo così, dove anche le parole ritrovano un po' il loro spessore dentro il silenzio, dentro a un contesto in cui tutti, non solo i nostri adolescenti, siamo subissati di parole, immagini. Ecco, ritrovare questo luogo deserto, in silenzio. Ecco, il deserto come invito a lasciare il rumore di ciò che ci inonda, a spegnere il cellulare. È una liberazione quando lo si può fare. Quando vengo qua per 10 ore più o meno, dopo è un disastro quando dopo lo riaccendi, perché sembra che, no, che in quella giornata lì tutto. Però poi ti accorgi che la chiesa va avanti, il mondo va avanti, cioè, non solo i nostri adolescenti, ma spegnere per una giornata il cellulare è diventato problematico per la nostra vita oggi. Deserto, fai un po' di deserto. Poi si registrano, non sarebbe da dire, avevo un parroco che anche dalla settimana degli esercizi governava la parrocchia. Io trovavo i collaboratori e gli dicevo, ma dovremmo fare questo? Ah, ho già sentito il parroco. Ma come sentito il parroco? Gli esercizi? Ah no, ma ci siamo sentiti. Cioè, stacca. Adesso, scusate se uso l'esempio dei preti, ma voi applicatelo alle vostre vite. Ecco, alla casa si sale per lasciarsi condurre in disparte, per avere uno sguardo diverso sulla vita, per stare da soli, per ritrovare ciò che conta. Vi ho messo qui un brano molto bello di Charles de Foucault, ne cito solo alcuni passaggi, poi magari lo leggerete tutto. Scriveva così un uomo che il deserto l'ha proprio vissuto, anche quello geografico. Bisogna passare attraverso il deserto e dimorarvici per ricevere la grazia di Dio. È là che ci si svuota, che si scaccia da noi tutto ciò che non è Dio e che si svuota completamente questa piccola casa della nostra anima per lasciare tutto il posto a Dio solo. C'è una casa che è un luogo concreto, ma che dovrebbe aiutarci a ritrovare quella casa che siamo noi e che spesso ci dimentichiamo, che è il luogo dove Dio desidera riposare lui stesso. Poi continua, all'anima sono necessari questo silenzio, questo raccoglimento, questo oblio di tutto il creato in mezzo ai quali Dio pone in essa il suo regno e forma in essa lo spirito interiore, la vita intima con Dio. Anche il tema del rallentare. Noi viviamo in un tempo che viaggia alla velocità del freccia rossa, almeno, ma la nostra anima va solo a piedi. Cioè, questa è così, cioè, le logiche della vita spirituale non conoscono la velocità del freccia rossa, vanno a piedi. E dobbiamo ogni tanto ritrovare questo ritmo continuamente sfasato nella nostra vita. Più tardi l'anima produrrà frutti esattamente nella misura in cui si sarà formata in essa l'uomo interiore. E poi finisco.
Dio si dà soltanto quel che si ha, ed è nella solitudine, in questa vita soli con Dio solo, in questo raccoglimento profondo dell'anima che dimentica tutto il creato per vivere solo nell'unione con Dio, che Dio tutto intero si dà a colui il quale si dà anch'egli tutto intero a lui. Ok, qui siamo a un vertice, però ecco, il Signore invita ciascuno di noi a uscire per andare in un luogo in disparte. Ma il Vangelo non definisce solo il dove, ma anche il con chi. Venite voi soli. Beh, a questa casa si può salire per tante ragioni, ma al fondo di tutte ci sta un invito da parte del Signore, che un po' come un amico ci prende sotto braccio e ci porta lontano dalla folla, ripetendoci venite. Che sulla soglia del cancello ci dice ti aspettavo, avevo proprio voglia di stare un po' con te. Fatti trovare. Noi spesso diciamo no, che Dio non si fa trovare. Ogni tanto credo che sia Dio a dire a ciascuno di noi meno male che ti sei fermato, così posso trovarti io. Ecco quanto è importante questo desiderio del Signore per noi. Ecco, tra l'altro qui no, ci accorgiamo come anche quei gesti dell'ospitalità molto semplici che la casa offre possano dire per chi arriva qui anche un po' faticato proprio un po' questo messaggio. Ecco, un luogo in cui sei atteso in modo molto semplice ma accolto. L'andare in disparte è in funzione dell'accogliere un invito di qualcuno che ci vuole in modo esclusivo. Adesso ti metti qui con me, io e te, voi soli. È un invito che ha il sapore dell'intimità, della tu per tu, del ritrovare, lo sappiamo, quella primissima chiamata originaria che Gesù ha fatto ai suoi, perché prima che chiamarli per essere mandati, li ha chiamati perché stessero con lui. Queste sono le due cose, li chiamò perché stessero con lui e per mandarli. Ritrovare questa intimità, questo voi soli, questo stare con lui. Ritrovare la linfa del nostro andare che le corse rischiano spesso di esaurire nella nostra vita. Quanto è importante questo voi soli nella vita di un battezzato, di un prete, di una coppia, quando una coppia non ha mai tempo per questo stare da soli, perché ci sono sempre altre cose più urgenti, più importanti, più necessarie. Ecco, questo voi soli, ciascuno provi un po' ad applicarlo alla sua di vita. Spesso, lo sappiamo, il Signore prende da parte i suoi. Spesso si dice in casa. C'è un insegnamento pubblico, ma poi c'è anche un momento in casa, loro soli, spiega, li forma. Andare in disparte è permettere al Signore di prendersi cura di noi. Ecco, dimostrarsi come quel pastore che ci conduce al pascolo buono, all'acqua fresca. Altrimenti noi rischiamo di farci di Dio l'immagine del faraone che chiede di fare doppi mattoni con metà paglia. No, il nostro fare, noi siamo poi tutti, se non bergamaschi, comunque brianzoli, orobici, insomma comunque no, questo tema, fare, produrre, organizzare. Mi ha fatto pensare un passaggio di Fausti rispetto a questo Vangelo che dice così: uscire da questa folla non suona né disprezzo né menefreghismo, è vivere la propria dignità di persona, di interlocutore, fra virgolette, privato di Dio. Ecco, il ritrovare questa dimensione. E poi c'è la terza sottolineatura, il luogo deserto,
voi soli, li invito a riposare. Beh, forse potrà sembrare scontato, ma questa è una delle parole che io associo alla casa. Si viene per riposare. Non per fare vacanze, io non sono mai venuto in vacanza alla casa Paolo VI. Per me le vacanze sono a fare qualche ferrata, magari Dolomiti, quelle sono le vacanze. Però qua vengo per riposare, che non è esattamente la stessa cosa. Si spera che anche le vacanze riposino, poi noi oggi abbiamo bisogno di una settimana dopo le ferie per riposarci delle ferie, ma questo è un altro problema. Ma qua si viene per riposare, venite in disparte e riposatevi un po'. Il primo a riposare nella scrittura è Dio. Il libro della Genesi ci dice, al capitolo 2, che al settimo giorno Dio si ferma. Noi umani, siccome siamo più intelligenti di Dio, pensiamo che invece sia un peccato fermarsi, riposare. C'è certamente una dimensione anche fisica che il Vangelo ci richiama, non mangiano, non dormono. Sappiamo che la vita spirituale comincia dalla vita molto umana. Quando si comincia a non dormire più e a non mangiare più, non è normalmente segno di ascesi, ma di grande fatica. Quindi mangiare e dormire sono dimensioni importanti, una vita ordinata. Gesù aiuta a ritrovare un po' anche questo ordine. E nemmeno in questa casa questo si disdegna. Ma io dico sempre che si viene volentieri qui, non tanto perché ci sono persone che dicono cose intelligenti, poi quando uno si siede a tavola, si mangia bene, si sta bene insieme. Quindi a tavola, in una casa di spiritualità, fa molto, fa molto. La spiritualità è sempre anche molto concreta, incarnata. Ma qui c'è anche qualcosa di più, cioè il desiderio di Gesù di associare i discepoli a quel riposo descritto in Genesi, che non è una semplice vacanza, non è neanche solo una sospensione delle attività lavorative, non è neanche qualcosa che non c'entra con la vita, cioè 6 giorni facciamo le robe faticose che ci tocca fare e il settimo poi lì non c'entra niente, no? Che è più simile allo sballo, no? Un giorno in cui, o alla doppia vita, cioè 6 giorni, da come chi dice, no, ma fai il prete, cioè non è che posso, 7° giorno, non è che non sono più prete, non è che non sono più marito o moglie, non è che sono più padre e madre, però c'è una differenza. E una delle possibili differenze la prendiamo proprio da Genesi, cioè che quel giorno è accompagnato da qualcosa di profondo. Dio benedisse il 7° giorno e lo consacrò, dopo aver guardato a quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Cioè questo riposo, oso dire che è questo sguardo contemplativo sulla vita, sulla creazione, sulla storia, uno sguardo benedicente, uno sguardo che consacra. Guarda caso che rende sacro ciò che è, fra virgolette, profano. La vita normale di tutti i giorni, il lavoro, le cose di tutti i giorni. Ma c'è un giorno in cui ci si ferma per benedire, per consacrare, per riconoscere il dono che sta dentro quei giorni. In italiano, letteralmente, il primo significato di riposare è posare di nuovo. Posare un'altra volta. Mi pare suggestivo rispetto a quello che dicevo all'inizio, no? Il nostro riposo è un riposo in Lui, un riposare lo sguardo su di Lui, ma anche un riposare alla Sua presenza le nostre giornate, i nostri giorni, le nostre fatiche, i nostri affetti, il nostro lavoro, la nostra pastorale, le nostre crisi, la nostra vita. Riposare e rimettere ai piedi del Maestro, come fanno i discepoli, che gli portano lì la vita, quello che hanno fatto, che hanno detto, i successi, forse anche gli insuccessi. Un riposare alla Sua presenza, la nostra vita, per provare a ritrovare il Suo sguardo sulla nostra vita.
per ritrovare la sua benedizione dentro i nostri giorni, non fuori dai nostri giorni. Ci si porta fuori per trovarla dentro, per riconoscerla. Mi ha molto colpito quello che scriveva una monaca di Bose, poi non mi sono segnato chi era, e quindi... E diceva così di Gesù: senza questo colloquio che cerca la volontà del Padre, Gesù si sarebbe lasciato imprigionare dai troppi servizi e impegni che solo la nostra arroganza rende necessari e inderogabili. Questo lo dico alla mia vita di prete, che solo la nostra arroganza rende necessari, no, non posso mai staccare, non riesco, devo fare. A volte è vero, a volte ci prendiamo forse troppo sul serio. La lontananza di Gesù è il cercare la prospettiva giusta, è riempire di senso l'agire senza stare con il naso incollato alla visione delle cose che hanno il potere di prenderci la mano. Gesù vive la sua missione non cercando di soddisfare i bisogni di coloro a cui è inviato, quanto nutrendo la relazione con colui che l'ha inviato. Quanto è importante questa cosa? Cioè, perché i bisogni sono infiniti, per definizione i bisogni sono insaziabili, anche i bisogni della gente che incontriamo, dei nostri figli, delle persone con cui siamo. Ma nutrendo la relazione con colui che ci manda, e non solo rispondendo ai bisogni di chi incontriamo, neanche ai nostri a volte. Allora, credo che, ecco, questa pagina di Marco possa aprire, ecco, delle parole, delle immagini, delle icone che parlano a noi e della casa. Ecco, per me appunto questa casa da un po' di anni è diventata uno spazio così, da oramai diversi anni. Sono venuto la prima volta per caso per un corso di esercizi quando ero ancora prete in seminario nel 2011, e da allora continuo a venire anche se con tempi alterni. E per me è stato proprio questo, adesso non bisognerebbe mai parlare di se stessi, quindi lo faccio poco, ma proprio questa possibilità di tirarti fuori per rileggere ciò che stai vivendo. Del moltissimo che abita la nostra vita, tendenzialmente cerco di venire una volta al mese, e dentro un mese c'è una quantità di vita infinita, credo per ciascuno di noi, di incontri, di relazioni, di impegni, di richieste, di fatiche. Allora, fermarsi per dire: ma in questo mese il Signore che cosa ha cercato di dirmi con tutta questa vita? Perché altrimenti noi diventiamo degli accumulatori seriali di cose, esperienze, relazioni, senza mai ascoltare quello che ci dicono e senza mai ascoltare quello che il Signore ci dice dentro la nostra vita. Poi credo, no, questo stacco conosce per ciascuno fasi diverse, no? C'è stato un periodo, quello più faticoso, dell'esperienza più faticosa in parrocchia che ho vissuto, in cui onestamente per me questo era anche un luogo di fuga. Cioè, quando uscivo di casa e venivo su, cioè io tiravo, cioè si dice in dialetto, io tiravo veramente il fiato. Cioè, proprio dire, adesso io per 24 ore non esisto più. Va bene, in certi momenti ci sta anche questo. Cioè, se è sempre così la vita, è un po' un problema. In altri, nei primi anni, più l'ideale, no? Di una vita spirituale. Dopo è il fatto che diventa una scelta, appunto, perché ci sarebbe sempre qualcosa di più urgente da fare. C'è sempre qualcosa di più urgente da fare. Sempre, sempre. E però, non sempre l'urgente è anche il più importante. Allora, un giorno al mese, che uno dice: cos'è un giorno al mese? Però devi segnartelo giù, la Laura lo sa, perché se lo segni giù dopo però si riempie sempre, no? Devi segnarlo giù e dire: no, questo giorno qua no. Perché? Perché è importante tanto quanto il mio lavoro. E lo dico e chiudo qua, nel senso che appunto poi con una citazione di uno dei vescovi, anche amici della casa, che è il vescovo Franco Giulio, vescovo di Novara, che dice questa cosa
la gioco sempre sui preti, ma ciascuno la dica per sé. Ai tempi della mia giovinezza presbiterale ci aveva affascinato una formula: il credente che diventa prete, per significare che l'essere credente deve fiorire e rimanere nell'essere prete, che il ministero è una forma specifica della fede, il modo con cui un cristiano si prende cura della fede altrui. Ora che è passato tanto tempo, mi appare in bella evidenza che la formula può essere capovolta: il prete che resta credente. Così espressa, però, la formula diventa provocante, perché allude al grave pericolo che si può essere preti e vescovi, anche sposi cristiani, anche ciascuno ci metta quello che vuole, praticanti senza rimanere credenti. Se si potesse correggere un vescovo, non so se si può correggere un vescovo, più che rimanere credenti, occorre diventare sempre più credenti. Perché la fede è come l'amore, non è che sta fermo. Se tu lo lasci fermo sta lì, no, se tu lo lasci lì va indietro. Io credo che chi tra voi è sposato questa cosa meglio di me la può dire. Non è che tu puoi dire una relazione e la lascio qua e la ritrovo come l'ho lasciata. No, se la lasci lì non la ritrovi più dove era, va indietro. E la fede è così, è una relazione. Cioè anche uno dice rimane, no, rimane. O matura o cresce o si spegne. Ecco, allora questo continuare a diventare sempre più credenti. Ecco, credo che trovare uno spazio in disparte serva a questo. E serva a fare in modo che il Signore ci tenga costantemente in cammino nella fede proprio attraverso la vita. E ascoltando gli appelli che nella vita il Signore ci fa. Parafrasando Gregorio Magno, potremmo dire che non solo la parola cresce con chi la legge, ma potremmo anche dire che la fede cresce con colui o colei che la vivono, che si lasciano interrogare costantemente dalla vita, che provano ad avere una lettura credente di ciò che vivono. Allora, tirarsi in disparte non è per tirarsi fuori dalla vita, ma per provare ad avere una lettura credente di ciò che viviamo. Allora lo dico e vado verso la fine con un compagno di viaggio. Anche questo è importante, no? Quando uno va in disparte è importante scegliersi alcuni compagni di viaggio, un po' questa barca, che cosa prendiamo sulla barca. Beh, per me in questa casa, chiaro, ci sono alcune presenze che sono significative, no? La presenza di Don Franco, ma poi per esempio la presenza di Martini. Io ho scelto da più di 10 anni ogni anno di lasciarmi accompagnare da un libro di esercizi suo e ogni mese un capitolo, una scelta. No, però ognuno ha le sue scelte. E mi sono accorto che uno dei compagni che mi ha molto accompagnato in questo luogo è Charles de Foucault. E quando i primi anni venivo su ho cominciato a leggere una delle biografie belle dell'Antier, che è quel mattone qua, no? Che si fanno solo in questi posti, cioè, infatti in 2 anni me la sono letta, però un pezzo tutte le volte, poi le sue lettere e poi ultimamente un libro molto bello che, se avete un po' di voglia, tempo, vi consiglio, di una piccola sorella di Charles de Foucault, che però dà un taglio particolare che mi ha affascinato rispetto a quanto ho provato a condividere con voi oggi, e lo intitola così: Charles de Foucault, fratello incompiuto e santo. Sapete che l'immagine normalmente di Charles de Foucault è quella del fratello universale, ma lei lo rilegge così: fratello incompiuto, perché la sua vita, poi io vi ho messo lì 2 passaggi interessanti che danno un po' la chiave con cui lei legge la sua vita, è stata sempre un progetto aperto, dinamico. Lei scrive: sempre aperto a quei nuovi scenari futuri che vengano via via suggeriti dalle circostanze, compresi con l'aiuto degli altri, accolti con determinazione e ridisegnati ogni volta che è necessario. Cioè,
Lui parte con questo ideale, è un uomo inquieto. Io penso che se dovessimo scegliere un'icona dell'inquietudine, ecco, Charles de Foucault è così. In battuta dico sempre che prima di far santo lui dovevano far santo il suo padre spirituale, perché cioè star dietro a lui è stato il povero Abbé Auvelin, che era il suo padre spirituale, per stargli dietro. Cioè a un certo punto disperato gli scrive: adesso sta fermo, non muoverti, non fondare niente, non, perché? Cioè, allora si converte, vuole la forma radicale di vita, più radicale, quindi va nella trappa, poi si accorge che nella trappa però non si è poveri come i poveri, e quindi va a Nazareth. A Nazareth dice: ah, adesso di qua io non mi muovo più, ma anche lì è inquieto, va a Gerusalemme, poi da Gerusalemme torna in Francia, poi va nel deserto, poi nel deserto vuol fare l'eremita, però c'è anche la missione e c'è anche il bisogno di annunciare il Vangelo, insomma una vita che fino alla fine inquieto, ma in questa continua ricerca. E mi pare molto bello, tra l'altro arriverà alla fine della vita ad avere un tratto molto mite, molto misericordioso anche con se stesso. Parte con questa regola molto rigida. Mi faceva pensare a quello che diceva anche Erika su Francesco, no? Questo tema alla fine della vita, di questo tratto mite, misericordioso, anche con se stesso, anche un po' con i suoi limiti, anche con questa regola che non riesce a vivere sempre fino in fondo. E c'è un passaggio nell'ultima pagina dove dice così: incompiuto, Charles continua a percorrere senza tregua quei deserti interiori ed esteriori che si presentano in successione davanti ai suoi occhi. L'esperienza fondante della gratitudine e della misericordia gli consente paradossalmente di mettere radici e allo stesso tempo di essere di passaggio in molti luoghi che egli avrebbe desiderato come definitivi. Il vecchio marabù muore fuori, come lasciandosi attrarre da qualcosa che non è ancora arrivato. In questo movimento continuo rimane radicato nell'unico luogo interiore che gli garantisce la stabilità di cui ha bisogno, Gesù. Egli è il suo centro di gravità, l'asse attorno al quale gira a volte vertiginosamente tutta la sua esistenza. Mi pare un'immagine bellissima. Una vita che gira vertiginosamente e che però ha trovato il suo asse, il suo punto di gravità. Io credo che oggi questa sia una delle grandi scommesse del cristianesimo, ma anche del nostro tempo di chiesa, così faticoso che non sappiamo più da che parte, cioè, se siamo non sappiamo più da che parte girarci per tenere su, per lasciare andare, per fare qualcosa di nuovo. Ecco, però mi pare che trovare un luogo in disparte sia necessario per poter ritrovare costantemente questo centro di gravità. Cerco un centro di gravità permanente. Però è così. Allora poi si può essere anche di corsa, allora si può essere anche in missione, allora si può essere in mille cose. Ecco, però ogni tanto venite in disparte, riposatevi un po', voi soli. Serve a questo, perché altrimenti è faticoso. Parlando 15 giorni fa al convegno degli assistenti di Azione Cattolica, e l'assistente generale, il vescovo Sigismondi, il vescovo di Orvieto Todi, diceva: la prima opera pastorale è la cura della vita interiore. E uno dice: ah, poi facciamo gli spiritualisti. No, non è questione di spiritualismo. È questione che il cristianesimo, la vita spirituale, la vita apostolica, il matrimonio, la famiglia, il lavoro, tutto quello che volete, o ha quel centro lì. Allora, un posto sul monte, in disparte, così, dove si può mangiare, dove si può dormire, dove si può riposare, e dove si può ascoltare la parola per rileggere la vita, ecco, forse non è un luogo fuori dal mondo.
ma è un luogo che può diventare un asse, un centro di gravità da ritrovare per stare nel mondo. Allora finisco con due citazioni sue. Tra l'altro una è una preghiera bellissima che potremmo recitare anche ogni volta che celebriamo l'Eucaristia o ci prepariamo a fare la comunione. Dice così Charles de Foucault: da un po' di tempo vivi sotto il tetto di un discepolo, si riferisce a Pietro, che ti offre ospitalità questa notte. Beato quel discepolo, beata quella casa. E pensare che ogni mattino tu chiedi quella stessa ospitalità al mio cuore, alla mia anima, al mio corpo. Che felicità! Dio mio, fa che io ti riceva bene. Fa che tu sia ricevuto con amore e festa. Che in questa casa, che è la mia anima, tutto venga posto ai tuoi piedi e tutto si usi e si consumi per servirti e accoglierti come il maestro e il beneamato. E poi lui spesso ha queste riflessioni dove è Gesù a parlargli e lui scrive, no, come se fosse Gesù a parlare a lui, scrive: ho chiesto ospitalità a te, non una ma migliaia di volte. Ogni volta che hai ricevuto la comunione e sempre, perché abito sempre in te parlandoti e amandoti. Come a Pietro, ti ho chiesto il cibo delle opere buone e alloggio. Sentite che bella questa immagine, la locanda del tuo cuore, per possederlo interamente e per trovare riposo in esso. La locanda del nostro cuore diventa la locanda dove Dio trova riposo e ospitalità. Allora questa casa che ospita, il nostro cuore che ospita, questa casa che vorrebbe diventare segno di questa ospitalità. Ecco, mi paiono immagini che possono un po' accompagnarci nella preghiera di questa giornata, di questa mattina, che chiediamo possano diventare vere per noi e anche per chi, ecco, mette il naso in questa casa nella gratitudine per i tanti che già hanno trovato, ecco, ospitalità, riposo, anche in tempi magari faticosi della loro vita, e chiediamo che questo possa diventare vero per noi, sia quando qui veniamo da ospiti, sia quando qui veniamo magari da ospitanti e da persone che anche col loro servizio diventano questa casa in cui gli altri possono fare casa al Signore nella loro vita.